volano patacche, che è un piacere. Allora, le patacche sono due e vanno tenute distinte, evitando confusioni. Dice, ma la carne è la stessa, gli avanzi del banco sono gli stessi? Sì, però diciamo sono due macellerie diverse per quanto amiche, con cui vengono preparate ste polpette. E allora, una patacca è di fabbricazione Commissione Europea, Bruxelles, in ultima analisi Ursula von der Leyen, che la scorsa settimana, nell'ambito del cosiddetto rapporto sullo Stato di diritto nei vari paesi europei, ha fatto delle osservazioni all'Italia, osservazioni totalmente inattendibili, incongrue e inappropriate, che mette in mezzo un po' di tutto, qualche contestazione sull'informazione, qualche contestazione su leggi in itinere. Il premierato non gli va bene laddove, diciamo così, governi più forti di quello italiano sul piano istituzionale ci sono in tantissimi tra i 27 paesi europei. Non gli va bene nemmeno l'ipotesi di separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, cosa che pure c'è in, non mi ricordo se 23 o 24 dei 27 paesi. Quindi, prima polpetta è questa. Poi c'è una seconda polpetta o patacca, a seconda dei casi, che è di realizzazione più artigianale, anche se scritta in lingua inglese. In questo caso l'origine non è istituzionale, è un consorzio che si chiama Media per la risposta rapida, non mi ricordo come si chiama, che ha messo insieme tutta una paccottiglia, sentendo una serie di giornalisti di sinistra italiani. Tra questi giornalisti di Domani, del Fatto, della Sette, di Repubblica, della Stampa, non una voce liberale, non una voce conservatrice, non una voce, diciamo, non di sinistra, e viene fuori che sotto il governo Meloni la democrazia italiana si sta indebolendo e c'è una pressione sulla libertà di informazione. Quindi, noi deduciamo che nei lunghi 11-12 anni, 2011-22, in cui al governo c'era il PD, era tutto bellissimo in Italia, quindi il lockdown più lungo del mondo, i DPCM con cui si camminava con gli scarponi chiodati sopra la Costituzione, Conte che faceva le conferenze stampa alle 9 di sera per dirti quello che forse potevi fare alle 7 del mattino successivo, il Green Pass, tutto a posto. Perché c'era il PD. Adesso che non c'è più il PD, siamo diventati lebbrosi sul piano della democrazia e della libertà di informazione, quindi bisogna applicare la procedura che in epoche cupe veniva appunto praticata ai lebbrosi, gli si metteva un campanaccio addosso, un campanello, in modo che i sani potessero sapere, dice, guarda che si avvicina il lebbroso, è contagioso, teniamoci a distanza. Non so. I giornalisti che hanno contribuito alla preparazione di questa seconda polpetta hanno fatto accorati articoli sui loro giornali, quindi se la cantano e se la suonano, la cucinano e la servono in tavola, poi la ripassano in padella e la rimettono in tavola di nuovo. Che succede? Alcuni giornali, fra cui Libero, ma anche il giornale, altre testate, hanno osato far notare questa situazione. Risultato? Questi si sono incazzati, hanno detto le liste di proscrizione. Ma come le liste di proscrizione? Nell'ultima pagina di questa seconda patacca, di questo secondo dossierino, ci sono i giornalisti che hanno partecipato, stanno scritti lì. Se uno lo dice, non è che fa né una particolare inchiesta né una particolare denuncia, mostra quello che loro hanno materialmente scritto. Se sono incazzati. Dopodiché è arrivata la Meloni che ha osato rispondere all'una e all'altra polpetta, a quella von der Leyen e all'altra interna, probabilmente le ha sovrapposte, anche alcuni giornali oggi hanno sovrapposto le questioni o le hanno affrontate insieme, in fondo non è una scelta così bizzarra. Apri di cielo, si sono rincazzati una seconda volta dicendo: ma come si permette la Meloni? Mette in dubbio la stampa libera, la nostra indipendenza, cioè la verità. È che queste urla per la democrazia, che era bellissima, meravigliosa, rigogliosa, in fiore quando c'erano gli amici loro e oggi sarebbe appassita, accasciata, moribonda, sono urla che fanno semplicemente ridere. Non ci credono neanche loro se ci parlate in privato.